Buongiorno amici del canale, primo video 2024. Ecco, si comincia bene perché si colorano le pareti. E io di Pina? Ci sono io, c'è Emma, c'è Franco che registra, Pina che sovraintende e useremo due colori meravigliosi insieme. Questa parete la faremo per blu e anche quella. Le altre due per center. Il progetto diciamo che si evolverà intorno a questa parete perché metteremo la testa del letto di una speciale misura e evolveremo con uno stencil particolare sulla parete. Questo per farvi vedere come colori scuri ambientati in appartamenti anche classici con magari pavimenti non troppo moderni sono estremamente moderni. Vi voglio svelare veramente un trucco oggi. Pepper Blue abbinato al Dark Sand sarà veramente la rivelazione del 2024. Partiamo. Già partita con Dark Sand, è una copertura eccezionale. Io ora parto col Pepper Blue, così nel frattempo avete modo di vedere l'evoluzione di queste due tonalità insieme. È una tonalità del Pepper Blue molto molto coprente e ovviamente essendo semi satinata, profumata, lavabile, idrorepellente, tutto quello che volete, ma essendo semi satinata va a mettere in evidenza tutto quello che c'è sulla parete. Io non mi aspetto un risultato perfetto e neanche lo voglio, infatti stenderò la pittura con una pennellata molto raffazzonata, ma in questa casa su questi muri sono stati fatti dei lavori a mano, quindi non sarà perfettamente rasata, liscia, pulita, perfetta. Per questo motivo noi partiamo già con il pennello che lascia leggermente la pennellata, usando la pennellata raffazzonata e non importa se non sarà perfettamente liscio. Quindi ricordate, se con Magic Wand volete ottenere delle pareti perfette, lisce, semi satinate, morbide, dovete prima far rasare in modo perfetto la parete, oppure fatelo voi, però certatevi che la parete sia completamente liscia. Pennello merlino, intingo per bene nel mio colore, carico il pennello perché sapete che merlino è un ottimo serbatoio, trattiene molta pittura, e parto. Ricordate che quando la stand è bagnata e ha una tonalità, nel momento in cui si asciuga diventa un po' più scura. È un colore pigmentatissimo, copre veramente bene, infatti guardate con una mano che cosa già ho ottenuto, e la stenderò per fare tutto così, in modo molto molto lavorato. Probabilmente una sola mano mi basterà per ottenere una coprenza totale, magari sarà necessario dare qualche ritocchino, e lo facciamo, però secondo me due mani non servono. Se stendete Magic Wand bene senza tirarla, copre bene. A volte voi andate un po' in ansia perché avete paura che il barattolo che avete comprato non vi passi e quindi iniziate a tirare. Tipo adesso io non spanno più, non tiro più perché vedo che il pennello inizia a essere scarico, il serbatoio è asciutto. Vedete? Inizia a vedere questo. E invece voi cosa fate? Andate qui, ripassate, ritirate. E in questo momento ho fatto un problema, cioè creato un problema perché qua sta asciugando, ritirando, togliete colore. Quindi non è il massimo. Ricordate sempre che voi ottimizzate i costi, risparmiate e vi basterà la vostra latta scelta se non tirate il colore. La coprenza è veramente eccezionale, guardate. Stesura bellissima. E ma come va? Anche di qua copre benissimo.
pennello architetto dovete assolutamente averlo. E voi usiate questo pennello sulle pareti o sui mobili, guardate quanto è facile e preciso. Allora, riempiamo bene il pennello di colore, appiattiamo leggermente le setole in modo delicato, ma lo lasciamo abbastanza carico all'interno, lo appoggiamo sul nostro angolo, carichiamo un po' l'eccesso e scivoliamo. Precisissimo. Ora, ma qua bene, guarda che soffitto, sta venendo bene, bello coperto, una serie di scatola, sì, è un effetto molto più accogliente in effetti, un soffitto bianco solarico, bene. È arrivato il momento di decorare la parete. Useremo questo stencil doppio che si chiama Optical 70 e che le dà una decorazione molto particolare. Si chiama così perché era in voga questa decorazione negli anni 70 e creerà questo storico cubo molto bello. Facile perché si userà la tonalità di fondo per uno dei tre, delle tre facce del cubo e due tonalità che metteremo noi. Useremo il Dark Sand, ovviamente, avendolo usato nelle altre pareti per conciliare il complesso delle pareti, e poi il rococò per dare un tocco di glamour. Quindi occhio, perché bisogna fare attenzione a come lo si usa. Ci sono due mascherine, questa è la numero 1 e c'è scritto qui 1, questa è la numero 2 e c'è scritto qui 2. Quindi mi raccomando, occhio quando le utilizzate sulla superficie colorata. Predisponete prima la mascherina, dopodiché la togliete e mettete la seconda. Come faccio a predisporla perfettamente? Ci sono questi buchini. Voi li colorate con uno dei due colori che utilizzate per fare i lati del cubo e sarà facilissimo. Alla fine vi basterà prendere il colore di base e nasconderli. Ci mettiamo 2 secondi, ma questo buco vi permetterà facilmente, vedete, di sovrapporre e creare poi il disegno perfetto. È più facile a farsi che a dirsi, quindi partiamo. 1, ricordate, e 2. Sulla parete abbiamo usato ovviamente la wall. Voi potete decidere però se usare la wall o la paint, non ci sono problemi. Chiaro è che la wall ha già la protezione inserita e quindi non farete fatica. Invece per la paint, se mai dovesse lavare la parete, perché magari è una parete della cucina, sarà fondamentale dover passare poi su queste parti un po' di protettivo o la cera. Io ho il mio secchiello già aperto, perché ne ho usato veramente molto poco per le altre pareti e per il soffitto, e parto. Ricordate che potete usare sia il tamponcino per lo stencil che magari un pennello da 30, perché avendo una parete molto grande, con un pennello da 30 bello morbido ma scarico, farete sicuramente prima. Carichiamo. Pina oggi si mette proprio d'impegno per farci impazzire. Ne sta studiando una dopo l'altra. E io e Emma partiamo a decorare. Mi raccomando, sempre molto scarichi, perché sulla parete, lavorando in verticale, è facilissimo sbavare. Quindi mi raccomando, mettetevela via, fate questo lavoro delicatamente. Così, con il pennello a tamponcino,
così con il pennello da 30 lo uso nello stesso modo, lo scarico per bene perché comunque trattiene molta pittura e guardate, ci mettete un pochettino di meno perché è un pochettino più grande, ma vedete voi come vi trovate. Sicuramente per coprire il blu con il Dark Setting Wall serviranno due passate, quindi ora con il phon asciugo e faccio la seconda passata. Siamo partite con la seconda passata sullo stencil e la copertura è perfetta, totale. Ora di spostare lo stencil per fare il nostro fascione, perché noi faremo questa fantasia sviluppata in orizzontale. Il puntino, i pallini sono stati colorati e ora useremo proprio loro per spostare e stare dritti. Guardate qui. Si usa il pallino sopra e sotto per stare ben dritti, si centra per bene, 1 e 1, 2. Attacca per bene, ok, e voilà. Ricordate sempre che la wall, essendo semisatinata, lavabile, idrorepellente, farà fatica a far attaccare i nastri carta quando è asciutta, quindi mi raccomando usate uno scotch che sia bello bello forte. Continuiamo con lo stencil. Abbiamo fatto tutto il fascione con il primo stencil, quello numero 1. Ora abbiamo attaccato il numero 2. Lo leggete qui. Qua c'è il logo Magic Paint. E ora ci sarà una magia, nel senso che prenderà forma finalmente il nostro cubo. Usiamo il rococò. In questo caso ho un fondino, poi ho anche un barattolo nuovo, però finisco il fondino. Ricordate sempre che ovviamente nella parte del fondo rimangono molti molti più pigmenti, quindi sarà molto tingente e molto denso. Per noi oggi è perfetto. Quando invece utilizzate un rococò appena aperto, mi raccomando, dovete fare un pochettino più di attenzione a scaricare. Quindi qua finisce il nostro primo pezzo di cubo e qua c'è il secondo. Sul blu è veramente molto molto bello e basterà una passata unica. Vedete, io ora lo passo dappertutto e quando lo tolgo vedremo il risultato finale. Avete visto che bello? È una rappresentazione molto molto moderna, ma sta bene in questo contesto, lega le pareti, lega gli ambienti, sta bene anche con il lampadario, che in realtà è un barocco di cristallo, ma lo usate tantissimo. Questo è l'effetto una volta che spegne il secondo stencil, quindi in realtà abbiamo tre facce del cubo, però essendo una quella della base, non si devono fare tre passate, ma ne bastano due. Se per caso sbavate sul muro, cosa che può succedere, perché lavorando in verticale può succedere, con il pennellino piccolino andate a ritoccare e in questo modo ci sarà un effetto veramente speciale. Tanto dovete ripassare a togliere il pallino dello stencil e toccate. Io finisco di ritoccare, andiamo avanti con lo stencil, vi faccio vedere com'è a camera finita. Questo restyling è finito e vi devo dire la verità, anche in un appartamento del genere anni 70 con delle finiture magari un po' datate, le nostre scelte hanno fatto la differenza. Abbiamo steso sulle pareti dark sand, siamo andati anche sulla porta stesso colore per farla scomparire visto che è una porta vecchia, e anche sul termosifone, un vecchio termosifone di ghisa che per ora sembra nuovo. La scelta di totalizzare è usata per diventare più ampia la stanza e abbinare questo blu profondo
e riportare il colore delle altre pareti qua su questo cubo ha aiutato ancora di più a miscelare i toni. L'oro è una scelta di gusto, di classe, quindi ci sta. Secondo me piacerà, vero? Sì. Piacerà, perché qua avranno due inquilini nuovi, due ragazzi molto giovani, e secondo me questo stile lo apprezzeranno tantissimo. Per farvi capire che Magic Wall è perfetta per tutti gli stili, guardate questo tipo di video, non solo i video dove ci sono le patine, le anticature, sono tutti importanti video, soprattutto quelli dove si può vedere che con due colori e un po' di astuzia si rimodernano anche appartamenti magari molto datati, dove avremmo dovuto spendere tantissimi soldi per rimodernare tutto. Buon anno, buone feste e andiamo a farci belle. Sì. È ora del cenone. Ciao. Ciao.